senso quello che stai facendo. Si tratta di un cortometraggio di genere fantascientifico, ambientato in un futuro con automobili guidate da robot parlanti, ma soprattutto è un road movie. Questo genere cinematografico, per sua natura, comporta costi elevati e pone notevoli limitazioni. Basta pensare alle sfide e ai costi associati alla chiusura delle strade per le riprese, ai tempi dilatati per gli spostamenti della troupe tra diverse location, l'attesa per il sole appunto al momento giusto e la necessità di smontare e rimontare attrezzature in ogni nuova inquadratura. In breve, la domanda è: preferireste affrontare le fatiche e i costi tradizionali o cogliere l'opportunità di semplificare tutto in un'unica giornata di riprese? La risposta sembra ovvia. Nei mesi precedenti alle attese riprese abbiamo pianificato attentamente le giornate sul set, determinando il modo migliore per girare le scene e valutando il tempo a disposizione. In questa fase è delicato fare lo spoglio della sceneggiatura dettagliato per capire che cosa portare sul set e che cosa invece produrre in 3D. Realizziamo lo spoglio con l'aiuto della piattaforma FilmUStage, che ci ha permesso di effettuare una documentazione dettagliata con una panoramica chiara degli elementi delle scene che avremmo dovuto girare e con l'aiuto dell'AI ha generato una lista di documenti necessari per semplificare i compiti produttivi, come la necessità di applicare i protocolli Covid o chiedere permessi per minori o animali casomai ne trovasse traccia nella sceneggiatura. Se volete provare FilmUStage trovate un codice sconto qua sotto, o sopra, o a destra. I want to know. Qua sotto e non là sopra. Poi, insieme al regista Niccolò Valentino, in svariate riunioni, abbiamo definito i dettagli per avvicinarci sempre di più all'ambientazione e al mondo che ha scritto. Dato che la sua storia richiede la costruzione di una Lombardia futuristica con tecnologie retro e contaminazioni analogiche anni 90, insomma un mucchio di lavoro da immaginare, allora mettiamo in piedi un reparto artistico che rintraccia reference, disegna proposte e tenta di realizzare la visione del regista e di questo suo mondo. Intanto l'ufficio di produzione comincia a selezionare cast e troupe che avesse un minimo di confidenza col mezzo o con la tecnica. Un contributo prezioso è arrivato da Niccolò Cacace, il direttore della fotografia, il quale con pazienza si è dedicato allo studio approfondito dei mezzi e delle sinergie, offrendo soluzioni a nuovi problemi, soprattutto considerando che lo sfondo di LED rappresenta di per sé una significativa sorgente di luce. Arriva settembre e dopo una settimana saremo andati sul set. Quindi cominciamo il duro lavoro di ricerca. Tra le cose più importanti c'era da trovare l'automobile di scena, cercata per mezzo nord Italia e alla fine trovata nella via parallela agli uffici LAMP. Lo sviluppo in tempo del robot che dovrà recitare accanto all'attrice protagonista, ci arriviamo. E ultima ma non per importanza, dovevamo sviluppare gli asset e le scenografie del mondo. Cratelli stradali, guardrail italiani, un clone dell'automobile di scena, una replica di Kelso, il nostro robot protagonista. Un attimo, adesso ci arriviamo! Il nostro aiuto arriva allo studio Beyond Jupiter, con il quale riusciamo a creare un'area grande quanto un paese. Un tratto di strada viene disegnato in base alla durata del dialogo della scena e al regista viene offerta la possibilità di personalizzare qualsiasi aspetto dello scenario, dalle stagioni, il giorno e la notte, la posizione del sole, la quantità di nuvole, alle pubblicità stradali che vestono la strada. Ed è lì che ho scoperto che il nostro regista ha una vera e propria malattia per i cartelloni pubblicitari. Sul serio, guardate quanti ne ha sviluppati e li ha fatti tutti lui. Arriva il fatidico giorno, siamo sul set di STS, dove ci attende il creative director Davide, che assieme al responsabile di studio Kaglar ci accolgono nello studio, proprio nel momento in cui viene calibrato con i sensori. Per i meno pratici, ecco come si compone uno studio di virtual production. Il camera tracker è una componente chiave di questo processo, in quanto monitora costantemente la posizione e l'orientamento della telecamera durante le riprese. Questo tracking consente di sincronizzare perfettamente il mondo virtuale con il mondo reale, consentendo agli attori di interagire con gli elementi digitali come se fossero fisicamente presenti nello studio. La parallasse in questo contesto si riferisce alla percezione della profondità creata dalla differenza nelle prospettive visive tra gli oggetti nel mondo reale e quelli nel mondo virtuale. È proprio a questo punto che conosciamo Pasquale. Pasquale è il non plus ultra, il più grande esperto in Italia e forse anche di più di effetti speciali. Leggere la sua filmografia è imbarazzante. Non l'ho fatto perché mi sarei sentito in soggezione solo a salutarlo e a guardarlo in faccia. Quest'uomo è il master degli effetti speciali e sul set ha avuto un ruolo determinante seguendoci e guidandoci durante le riprese. Anche perché la
Virtual Production ha una serie di limiti, di difetti fisici che bisogna conoscere molto bene. E quindi ogni tanto vedevamo Pasquale guardare attentamente determinate aree o dello schermo o dell'automobile o della telecamera perché vedeva qualcosa che nessuno aveva notato e di fatto correggeva problemi. Grazie alla sua incredibile conoscenza e agli anni di lavoro alle spalle siamo riusciti ad arrivare alla fine senza far esplodere nulla. Ma mancava qualcosa. Volete sapere di quando, tra le cose, abbiamo litigato con i corrieri? Beh, cominciamo col dirvi che il robot protagonista della nostra storia, Kelso, è stato progettato e costruito a Roma. Dopo la sua nascita, il povero Kelso è stato diviso in tre pacchi, che da Roma sarebbero arrivati a Milano. Il piccolo robottino parte, arriva finalmente nelle nostre mani e dopo lunghi applausi e grandi sorrisi, ci accorgiamo che al nostro Kelso mancava la testa. Dopo una giornata intera di panico, prove fatte con metà corpo e lunghissime chiamate per intrecciare il nostro collo mancante, si chiama così, ho scoperto, torniamo a casa sconsolati e dandoci appuntamento per il giorno dopo, con un grande dubbio e un piano di produzione da stravolgere. Il giorno successivo cominciamo la giornata di riprese, facciamo prima tutte le inquadrature con Ginevra, la nostra attrice protagonista umana, sfruttando prima le inquadrature sui suoi primi piani, sugli ambienti della macchina, usando quello che avevamo di Kelso come quinta, ma a un certo punto eravamo arrivati a un momento in cui eravamo tutti fermi. Immaginate avere 30 persone sul set che non possono andare avanti a lavorare perché di fatto manca l'attore protagonista. Ma soprattutto sul più bello arriva una troupe televisiva a inquadrare quello che avevamo tirato su e nel momento peggiore di depressione, che in fondo al tunnel, arriva una luce. Quella luce ha un nome, si chiama Pasquale e tra le mani porta un pacco e quel pacco ci sta. Che cosa c'è nella scatola? Che cosa c'è nella scatola? Ti ho chiesto che cosa c'è in quella scatola? Beh, la testa di Kelso! Setten! Ricomposto il nostro robot con tutti i suoi pezzi, possiamo continuare il lavoro e tentare di recuperare il ritardo accumulato. Wow! Oh, caro microonde! Dopo due giorni intensi sul set, abbiamo posato il primo mattone in questo nuovo progetto di Virtual Production. È come navigare in un oceano tempestoso, dove ogni onda rappresenta una sfida. La Virtual Production ci ha permesso di superare delle barriere che rendevano alcune storie apparentemente inaccessibili. È come se avessimo aperto una finestra sulla possibilità di trasformare sogni cinematografici in fatti concreti e rendere tangibili le visioni che altrimenti rimarrebbero eteree. Oggi ci fermiamo qui, ma come ho già detto, questo è solo l'inizio. La Virtual Production è come una strada appena tracciata. Richiede esplorazione, adattamento e sì, accettazione dei suoi limiti. Ma attraverso questa tecnologia possiamo spingere l'immaginazione oltre le barriere tangibili e creare qualcosa di straordinario. Siamo pronti per il prossimo capitolo, consapevoli che come ogni viaggio ci saranno ostacoli, ma sono parte integrante del percorso verso la realizzazione di una visione fatta di idee e di fantasie. La costruzione di un regno in cui le idee prendono vita e la fantasia diventa realtà.